Il termine gotico viene coniato da Giorgio Vasari, artista cinquecentesco, autore di un famoso libro sulle biografie degli artisti, pubblicato nel 1550, riferendosi, in senso dispregiativo, all'architettura dei secoli immediatamente precedenti al Rinascimento, la quale si era allontanata dai canoni classici. I Goti di cui scrive Vasari sarebbero tutte quelle popolazioni barbariche che hanno provocato la caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Il periodo dell'arte gotica fu rivalutato nell'Ottocento in età romantica. Lo stile gotico nasce nella regione dell'Île-de-France attorno al XII secolo e si diffonde in Europa fino al XVI secolo, mentre in Italia termina a metà del XV secolo, a causa della nascita del Rinascimento. La nascita ufficiale dello stile gotico si ha con la ricostruzione della chiesa abbaziale benedettina di Saint-Denis, vicino Parigi, per volere dell'abate Suger, a partire dal 1140 circa. L'intervento, concentrato nella zona absidale, consisteva nella creazione di un doppio deambulatorio con cappelle radiali, caratterizzato da volte a crociera ogivali e ampie vetrate multicolori. Se l'architettura romanica è semplice nell'assetto costruttivo, compatta e caratterizzata da mura spesse che creano penombra all'interno, quella gotica è complessa, ariosa, con mura svuotate per lasciare posto alle vetrate, luminosa e slanciata, legata a valori fortemente spirituali, ovvero voler raggiungere la divinità che si manifesta attraverso la luce. L'architettura gotica consta di alcune fasi. La prima è quella che chiameremo gotico aureo, che va dalla seconda metà del XII secolo alla prima metà del XIII. La seconda è quella che chiameremo gotico rayonnant, ovvero gotico radiante, che occupa la seconda metà del XIII secolo. Questo periodo è caratterizzato dall'uso di vetrate policrome per la realizzazione delle decorazioni dei rosoni. La terza fase è quella che chiameremo gotico fiorito. Occupa più o meno un periodo che va dal XIV secolo ed è un periodo caratterizzato da decorazioni a forma di elementi vegetali. Contemporaneo al gotico fiorito è il gotico flamboyant, ovvero il gotico fiammeggiante, che è caratterizzato dall'uso di trafori decorativi e decorazioni a forma di piccole fiammelle. Le ultime due fasi possono essere dette anche gotico internazionale o gotico cortese o anche tardogotico e occupano tutto il periodo che va fino al XVI secolo. Vetrate gotiche sono realizzate con la tecnica a piombo, che consiste nel creare, sulla base di un cartone in scala, tasselli di vetro colorato, ottenuto mediante ossidi metallici o minerali, che venivano poi dipinti con la grisaglia per ottenere i dettagli, e infine legati tra di loro mediante barrette di piombo incollate con un mastice liquido. Nell'architettura gotica si sostituisce l'arco a tutto sesto, utilizzato nel periodo romanico, con quello ogivale, detto anche a ogiva o a sesto acuto. Si preferiscono campate rettangolari, rispetto alle quadrate dell'architettura romanica, coperte da volte a crociera costolonate ogivali, a quattro o sei vele, sorrette da pilastri a fascio, ovvero pilastri formati da diverse nervature che salgono lungo le pareti per formare gli archi. Il transetto delle chiese gotiche viene spostato più verso il centro della struttura, dove si innalza la torre che ospita le campane, dette in francese flèche, che vuol dire freccia, oppure torre nolare, il cui nome deriva da Nola, in provincia di Napoli, luogo in cui si sarebbero costruite le prime campane.
La parte terminale della chiesa gotica è costituita da un coro allungato, dall'abside, dal deambulatorio, che spesso può essere doppio, e dalle cappelle radiali, ovvero cappelle disposte a raggiera. La vera novità dell'architettura gotica è l'utilizzo dell'arco rampante, ovvero un elemento esterno all'edificio che ha il compito di trasferire la spinta obliqua delle volte sui contrafforti esterni. L'arco rampante è costituito da un arco zoppo, posizionato in corrispondenza dei punti di raccolta delle spinte delle volte delle navate, e a volte possono presentarsi su più registri. Per evitare che la spinta, spesso eccessiva delle volte, possa incidere sulla stabilità del contrafforte, viene inserito sulla sommità un pinnacolo, elemento di forma piramidale che ha il compito di riequilibrare il complesso sistema delle spinte statiche. La facciata delle chiese gotiche è quasi sempre racchiusa tra due torri, che possono essere tronche, come nel primo caso, o con guglie, come nel secondo caso, più o meno maestose e dominanti o proporzionate alle altre parti dell'edificio. I portali sono sempre strombati e spesso ricchi di sculture, questo avviene soprattutto nel gotico d'Oltralpe. A volte sono sormontati da una ghimberga, ovvero da un timpano di forma triangolare. La facciata è percorsa da gallerie che possono essere percorribili con statue o addirittura traforate, e spesso termina con cuspidi di forma triangolare. Oltre al rosone, elemento decorativo per eccellenza del gotico, le altre finestre presenti sulle facciate e sulle parti laterali delle chiese sono di diversa tipologia: monofore, bifore, trifore e quadrifore. Le grondaie sono decorate con doccioni costituiti da teste grottesche umane o zoomorfe, i cosiddetti gargoyle. All'interno, l'alzato della navata è articolato su vari livelli. Nel primo caso l'articolazione avviene su quattro livelli: arcate ogivali, matroneo, triforio, ovvero un loggiato cieco e decorativo, e cleristorio con le finestre. Nel secondo caso, invece, l'alzato è articolato su tre livelli: arcate, triforio e cleristorio con le finestre.